Bene, allora, bentrovati a tutti. Come avrete letto dalla locandina stessa, oggi facciamo un passo in avanti, ecco, nel nostro percorso. La volta scorsa, Suor Nieves, proprio con la sua meditazione, in cui, ecco, in qualche modo ci ha presentato questa tipologia di esigenza. Non pensare di giocare con di manovrare il fuoco tra le mani se vuoi guarire le persone senza lasciarti incendiare anche tu nel tuo percorso spirituale. E quindi quello che ci ha consegnato Suor Nieves era un modo di prendere consapevolezza sempre di più della consistenza spirituale che in prima persona bisogna avere. Oggi proviamo a fare, seppure in maniera poliedrica, ovviamente no, il percorso è poliedrico perché ogni parte illumina le altre. Oggi il passaggio che proviamo a fare insieme, in qualche modo il ruolo dei mediatori o delle mediatrici culturali, nell'ottica un po' del discorso del colloquio, gli spazi, la modalità di accoglienza, lo stile di avvicinarci alle persone. E sono con noi Suora Eugenia Bonetti, che non ha bisogno di presentazioni, e doveva esserci Suora Daniela Pompei, però al suo posto ci sarà Monica, perché Daniela ha avuto un imprevisto. Quindi io lascerei subito lo spazio per primo a Suora Eugenia e poi a Monica, che ringrazio ovviamente entrambe per la presenza e anche per quello che spezzeranno e ci aiuteranno a nutrirci questa sera. Carissime sorelle e fratelli, prima di tutto un cordiale e fraterno saluto a tutti voi collegati via web. Il mio grazie sincero alla Caritas di Roma, nonché a Monsignor Giampiero e a Monsignor Benoni per questa bella iniziativa che ancora una volta vuole mettere a fuoco un problema grave della nostra società, ma che ci dà la possibilità di condividere alcune esperienze positive di chi da anni incontra e lavora con donne di diverse nazionalità vittime della criminalità organizzata. A voi tutti il mio saluto e il mio augurio in questo periodo pasquale che ci parla di gioia e di pace, di comunione e solidarietà. Nonostante la pandemia che ci ha resi tutti più fragili, prevenuti, dubbiosi e sospettosi di quanti possiamo incontrare nella nostra quotidianità. Eppure nulla è più bello e costruttivo che vivere in comunione, condividendo la ricchezza dei valori culturali e sociali. Abbiamo però bisogno di imparare a costruire ponti, non muri o barriere, per cercare di vedere in chi ci vive accanto un fratello o una sorella e non un nemico da combattere e da escludere. Questa sera desidero condividere con voi la sfida, ma anche la ricchezza culturale, umana e spirituale che ogni essere umano porta in sé, grazie alle sue esperienze culturali e religiose acquisite nel suo contesto di vita. Tutti noi, infatti, siamo il prodotto di vari fattori ed elementi familiari, comunitari e religiosi. Ed è proprio con questa visione che questa sera desidero condividere con voi la mia lunga esperienza di missionaria della notte e della strada, a contatto con tante giovani donne straniere cadute nelle maglie dei trafficanti di esseri umani, per l'uso e consumo di migliaia di nostri concittadini, che con la loro richiesta, soprattutto di sesso a pagamento, sostengono
ed alimentano la criminalità organizzata. Questa sera mi è stato chiesto di parlare della mia esperienza relativa all'importanza della mediazione culturale attraverso gli incontri e i colloqui, sia nelle varie fasi dell'accoglienza come pure nel cammino di recupero. Vorrei quindi iniziare a parlarvi dei luoghi dell'accoglienza, basandomi sulla mia personale e lunga esperienza a contatto con centinaia di donne immigrate, provenienti da vari paesi del mondo, in cerca di lavoro e benessere per loro e per le loro famiglie. Purtroppo molte di loro hanno trovato solo sfruttamento e umiliazione, che hanno spezzato i loro sogni, la loro giovinezza e il loro futuro. Siamo tutti ben coscienti del ruolo e dell'importanza delle case di accoglienza per chi ha vissuto l'umiliazione dello sfruttamento a diversi livelli. Questi ambienti hanno delle caratteristiche tutte particolari per offrire alle ragazze luoghi di guarigione e di speranza. Dopo una lunga esperienza missionaria in Africa, durata 26 anni, nel 1989 sono stata richiamata in Italia per lavorare a Torino in un centro della Caritas con donne immigrate, particolarmente giovani nigeriane. Qui purtroppo ho conosciuto il mondo della notte e della strada, della tratta e dello sfruttamento sessuale. Ho quindi iniziato il mio servizio in Italia quando il fenomeno stava esplodendo e diventava evidente a tutti. In questi primi anni del 90 ho iniziato un dialogo molto positivo tra associazionismo e istituzioni governative, che è sfociato nel 1998 nella creazione ed implementazione del famoso articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio del 1998, numero 286. E di questo importante elemento noi tutte, soprattutto persone che lavoravano nelle case di accoglienza, siamo state molto felici perché ci dava delle aperture nuove. Questo articolo dell'articolo 18 che prevedeva il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno alle vittime di violenza e di grave sfruttamento che volontariamente aderivano ad un programma di accoglienza, assistenza e integrazione sociale, pronte anche a denunciare i loro sfruttatori. È stato un periodo molto ricco in cui veramente le associazioni, le comunità di accoglienza hanno colto questo momento particolare per ridare un futuro e una legalità alle tante donne che noi recuperavamo dalla strada e che loro cercavano aiuto. E in questo periodo, di fronte alla massiccia presenza sulle strade di tante giovani, molte provenienti dalla Nigeria e dai paesi dell'Est Europa, tante congregazioni di religiose sparse sul territorio italiano hanno colto la necessità di aprire le porte sante dei loro conventi per offrire un'adeguata accoglienza alle giovani straniere cadute nelle maglie della criminalità organizzata. È stato quindi possibile iniziare un cammino di recupero vissuto in un ambiente familiare e sereno. Fin da subito si è sentita però la necessità di fare rete tra le comunità religiose che offrivano accoglienza
e operare in stretta sintonia con le Caritas, le associazioni, con gli enti governativi e attivi sul territorio. Uno degli elementi più importanti nel cammino di recupero delle vittime è proprio il ruolo del mediatore o delle mediatrici culturali, che ci aiuta a capire meglio il vissuto familiare e sociale della persona, nonché la loro passata esperienza migratoria che non sempre è stata positiva. Vorrei quindi accennare come molte religiose di varie congregazioni hanno colto la sfida di accogliere nei loro ambienti giovani donne che fuggivano dai loro sfruttatori e dalle famose maman nigeriane, chiedendo a noi aiuto e protezione per un nuovo progetto di vita. Ricordo che durante questo periodo mi trovavo a Torino, lavoravo in un centro della Caritas e parecchie volte venivano queste donne per chiedere aiuto. E allora noi le mandavamo nelle varie comunità che le potevano accogliere. A volte ce le portava la polizia, perché le ragazze chiedevano aiuto alla polizia sulla strada, perché non volevano rimanere sulla strada. E allora ecco che la polizia stessa bussava alle porte dei conventi, anche di notte, per accogliere queste donne. Ed era interessante come al mattino, quando si svegliavano soprattutto le sorelle anziane, che vedevano queste giovani seminude che camminavano per i corridoi dei conventi, e si spaventavano perché dicevano: ma come? Adesso anche le prostitute le fanno diventare suore, perché loro credevano che queste ragazze le portavano lì per essere per diventare suore. E invece era un modo di accogliere queste donne, di toglierle dalla strada e di trovare immediatamente un luogo sicuro per aiutarle nel loro cammino poi di recupero. Ecco però che nel gennaio 2000 comincia il mio nuovo servizio all'USMI. Dopo Torino sono stata mandata a Roma, all'USMI, per coordinare il lavoro di tante religiose che aprivano case di accoglienza. Anche qui il lavoro di mediazione delle tante congregazioni sensibili all'argomento è stato fondamentale per costruire una rete di aiuto e di cooperazione. All'inizio per le suore non è stato facile aprire le loro case a donne e ragazze apparentemente così distanti dal loro modo di vivere e pensare. Successivamente però è nata la consapevolezza che dietro a quella corazza di trucco, trecine colorate, vestite appariscenti, modi sguaiati, c'erano poco più che ragazzine che avevano voglia di vivere e di poter lavorare per aiutare finanziariamente le loro famiglie, numerose famiglie lontane. Le giovani nigeriane poi, molte delle quali cristiane, non dico cattoliche, ma cristiane, avevano una particolare sensibilità religiosa e questo aspetto facilitava l'approccio e il contatto con loro, particolarmente per una profonda guarigione interiore. E qui c'era bisogno veramente di capire che avevamo a che fare con delle persone, con delle forti, grosse ferite che si portavano dentro, avevano bisogno di guarire, avevano bisogno di trovare una casa, avevano bisogno di trovare un'accoglienza, avevano soprattutto bisogno di trovare l'amore, un amore gratuito che dona senza chiedere nulla in cambio. All'interno delle case delle suore, le giovani potevano trovare un aiuto e un sostegno, sia economico che spirituale. Trovavano la possibilità di fare percorsi di reintegrazione in collaborazione con associazioni ed enti riconosciuti, potendo però stare in un ambiente sicuro e protetto.
Inoltre potevano trovare spazio e modo per riscoprire la bellezza di essere donne, chiamate a vivere in pienezza la loro missione, portatrici di vita e di pace. Nonostante le violenze subite tutte le notti dai clienti, dalle mamme, dagli sfruttatori. Ecco che in questo modo le religiose sono state donne al fianco di altre donne, madri che si sono presi cura di tante donne, anche giovanissime, denunciando in maniera chiara e ferma la tratta di esseri umani come un crimine contro l'umanità, come sovente anche Papa Francesco dice nelle sue parole. Nelle comunità le religiose sentivano il bisogno però di collaborare con le mediatrici culturali per meglio capire il danno subito dalle donne sulle strade, per formulare insieme progetti di recupero e di reintegrazione. E questo lavoro non era facile assolutamente. Ma la mediazione non è stata fatta solo con donne e ragazze vittime di tratta, ma anche con le religiose dei paesi di provenienza e di transito. Abbiamo quindi pensato fin dall'inizio che fosse fondamentale creare un ponte tra i diversi paesi. Per questo, nell'anno santo del 2000, come USMI, abbiamo contattato la conferenza delle religiose nigeriane per renderle coscienti di ciò che stava accadendo in Italia a migliaia di loro giovani. A seguito di ciò, e su invito dell'USMI, quattro religiose nigeriane sono venute in Italia per rendersi conto di persona della situazione, iniziando così una stretta comunicazione e collaborazione. In 2 settimane hanno viaggiato dal nord al sud dell'Italia per incontrare le loro giovani, parlare con loro, capire i loro drammi e le loro frustrazioni, ma soprattutto mettere solide basi per una fattiva collaborazione. Molti di voi penso si ricordano ancora della presenza di queste suore che hanno girato veramente tutta l'Italia per incontrare le loro ragazze e per capire meglio come noi cercavamo di aiutarle e di toglierle dalla strada. Nel cammino di recupero di queste donne è stata, come dicevo prima, importante la mediazione. La mediazione anche con l'ambasciata di Nigeria, che grazie all'aiuto di Suor Monica, suora nigeriana che molti di voi conoscono molto bene, abbiamo stabilito un dialogo volto al rilascio di passaporti precedentemente sequestrati dagli sfruttatori e dalle madame. Qui ricordo che è stato fatto un lavoro enorme per riuscire a dare alle nigeriane soprattutto la possibilità di avere un passaporto, un documento che poteva assicurare della loro generalità, del loro nome, della loro appartenenza. Ricordo che la prima volta che abbiamo avuto in mano 4 passaporti delle prime 4 nigeriane, senza altri documenti, certificato di nascita o che so io, perché non avevano, queste ragazze, prendendo in mano quel passaporto, si sono sdraiate per terra, piangendo e ringraziando il Signore e ringraziando tutte quelle persone che le avevano aiutate a recuperare la loro legalità e la loro dignità. E questo poi è continuato ancora per tanti anni con la comunicazione, la collaborazione con l'ambasciata nigeriana. Quindi abbiamo avuto la possibilità di dare a queste donne ecco l'opportunità di avere un passaporto valido che offriva loro anche la possibilità di ritornare in patria per una visita in famiglia e poi ritornare ancora in Italia perché allora avevano il permesso di soggiorno come vittime di tratta, avevano la possibilità di un lavoro, imparavano un mestiere, imparavano l'italiano.
e si inserivano praticamente nei nostri contesti di vita. Un altro aspetto del mio servizio è stato sicuramente il personale incontro, ascolto delle stesse giovani vittime di tratta, vittime di tanta violenza e di sfruttamento. Ecco, soprattutto questo è stato uno dei modi, sono colloqui che sono serviti per loro, sia per la ricerca del passaporto, ma soprattutto, come parlerò dopo, nell'assistenza alle donne a Ponte Galeria. Attraverso i loro racconti, quante cose abbiamo imparato e quante lacrime abbiamo potuto asciugare. Perché davvero, un altro aspetto di questo servizio è stato il personale incontro con tutte loro. E allora un aiuto dato per un percorso di rinascita di donne e giovani ormai ridotte ad oggetti, usa e getta. In quest'ottica però vorrei portarvi l'esperienza ventennale del gruppo intercongregazionale della squadra di suore di Ponte Galeria. E qui mi fa piacere vedere anche delle suore che hanno vissuto con noi questa bellissima esperienza della visita settimanale a Ponte Galeria. Dal 2004 fino alla comparsa della pandemia che ci ha costretti ad uno stop forzato, un gruppo di religiose di congregazioni e nazionalità diverse tutti i sabati pomeriggio si recavano al centro di accoglienza e di espulsione di Ponte Galeria. Penso che tutti voi avete sentito parlare di questo centro di Ponte Galeria, dove le donne venivano prese dalle strade, portate in questo centro per poi rispedirle a casa. Un luogo chiuso, fatto di sbarre di cemento armato, dove le donne di diverse nazionalità venivano rinchiuse perché prive di documenti e in attesa di un giudizio positivo sulla loro permanenza in Italia. Nel caso contrario, per loro scattava l'espulsione con il rimpatrio forzato. Questa situazione creava in ciascuna di queste donne una tensione, una grande paura, una vergogna di ritornare a casa a mani vuote, giacché i loro guadagni, particolarmente percepiti dalla prostituzione, finivano ancora nelle tasche delle maman o di altri sfruttatori loro connazionali. Quante ragazzine minorenni abbiamo incontrato che dovevano mentire sulla loro maggiore età? In questi casi è molto importante la presenza di mediatrici culturali per meglio capire la loro reale età, la necessità di aiuto, di protezione, per poter entrare in progetti che tengano conto della loro giovane età. Le sorelle, quando entrano tra le sbarre, le sorelle di Ponte Galeria, quando entrano tra le sbarre di questa struttura, incontrano personalmente questi giovani ragazzi, a secondo della loro provenienza e lingua, per ascoltarle ed interagire con loro tramite canti, balli, preghiere in diverse lingue e con diverse modalità di approccio. Momenti di festa, momenti di gioia. Mi spiace che qui non vedo un signor Giampiero, perché l'anno scorso, l'ultimo Natale che abbiamo fatto, lui era presente con noi a vivere con le donne il Natale insieme con loro. È stata un'esperienza bellissima non solo per noi, ma anche per lui, che per la prima volta entrava in un luogo così squallido, ma che nonostante tutto, grazie alla presenza di suore che portavano vita, portavano gioia, davano a queste giovani donne la possibilità di poter vivere un Natale sereno anche in un luogo di tanta sofferenza. E voglio terminare con un aneddoto molto particolare.
Un giorno una delle suore, Suor Giulia, una suora nigeriana che è venuta con noi per tanto tempo, è stata chiamata dalla sua superiora che voleva sapere cosa facesse tutti i sabati pomeriggio a Ponte Galeria. E lei, pronta, rispose: «Madre, noi a Ponte Galeria facciamo ciò che ha fatto Maria sotto la croce». La madre, stupita, chiede spiegazione di questa risposta e Suor Giulia offre semplicemente una risposta sapiente. Maria, sotto la croce, non è riuscita a cambiare nulla di ciò che stava capitando a quel figlio che stava morendo sulla croce, ma anche lei era lì a morire con lui. Questa per me è stata una delle risposte più sagge. La madre non ha più avuto coraggio di chiedere niente, perché ha capito veramente lo spirito di questa presenza, che non è tanto quello che fai, quello che offri, ma soprattutto quello che sei, accanto. Essere accanto a queste persone che hanno vissuto l'esperienza della strada e trovare una carezza, trovare un momento di gioia, un momento di festa, un momento di ascolto per loro veramente. È un momento in cui dimenticano la loro sofferenza perché trovano ancora qualcuno che fa loro bene. Ricordo una volta un ambasciatore in uno dei momenti in Vaticano, c'è stato un incontro che mi hanno chiesto di questo lavoro a Ponte Galeria, un ambasciatore di uno dei vari paesi. A un certo punto mi ha messo sul tavolo una busta, c'erano dentro 300 euro e mi dice: ne faccia quello che vuole. E allora era il momento della festa, della giornata delle migrazioni. E allora è la giornata dei poveri che il Papa aveva appena stabilito. E abbiamo detto: ma chi è più povero di queste donne che non hanno proprio niente? Abbiamo diviso quelle 300 euro in biglietti da 50. Le ragazze erano di 5 euro, le ragazze erano 60, proprio 5 euro per ciascuna. E abbiamo dato a tutte queste 5 euro per fare una telefonata a casa, alla loro famiglia. A un certo punto tre ragazzine dell'America Latina sono tornate con le loro 5 euro. Mi sono domandata a un certo punto, ho detto: mamma mia, magari le avrò offese, perché mi riportano indietro questi soldi? Invece loro mi hanno detto: sister, suora, non averne a male, noi vogliamo ridarti questi soldi perché noi non ne abbiamo bisogno, ma ti chiediamo di usare questi soldi per qualche bambino che è più povero di noi. Per me quella è stata una lezione che veramente mi sono venute le lacrime agli occhi. Ecco che cosa vuol dire il dono della condivisione, è il dono di saper essere presenze gioiose e generose per poter dire a queste donne: non siete sole, non siete abbandonate, c'è qualcuno che vuole aiutarvi, che vuole aiutarvi soprattutto a ritornare o a casa in modo sicuro, se volete, oppure dare a voi la possibilità di rimanere in Italia con dei documenti per cui potete poi lavorare e dare un aiuto alle vostre famiglie. Sono moltissimi gli aneddoti che noi in tutti questi anni, dal 2004 fino a quando non siamo più andati a causa della pandemia, è più ciò che noi riceviamo da loro che quelle che loro ricevono da noi, perché veramente noi possiamo condividere quello che abbiamo, quello che siamo, anche nella nostra semplicità, nella nostra umanità, ma possiamo veramente essere per tutte loro una presenza di donne, una presenza di madri. E questo per le donne che hanno vissuto l'esperienza dello sfruttamento e della strada, ecco, questa presenza di donne che le accoglie, che capisce, che condivide la loro sofferenza, è la gioia più grande che noi possiamo offrire a loro. E io ringrazio anche tutte voi, soprattutto le suore, che in questi lunghi anni
hanno vissuto l'esperienza di Ponte Galeria che ci ha arricchito molto, perché noi poi portavamo a casa l'esperienza di queste donne, potevamo rendere presente questa realtà in tante situazioni e in tante occasioni, perché davvero ricordare queste donne è un dovere per tutte noi, perché io non so se fossi stata al loro posto che cosa avrei fatto. Allora ringrazio voi per questa carrellata di informazioni che riguardano in modo particolare una realtà che molti pochi conoscono. La presenza di queste donne, soprattutto a Ponte Galeria, in attesa di espulsione, che per loro questa espulsione è veramente la disperazione. E allora noi cerchiamo di essere ponti e aiutarle, e se ritornano a casa le affidiamo alle suore locali, alle suore nigeriane, perché come dicevo prima, in Nigeria noi abbiamo una buona collaborazione con 4 case di accoglienza, soprattutto prevenzione e reintegrazione. Vi ringrazio per la vostra pazienza, per il vostro silenzio, la vostra attenzione, e sono disposta se qualcuno ha delle domande da rivolgere. Grazie, Sor Eugenia. Io lascerei subito lo spazio a Monica, invece, all'intervento, e poi alla fine, dopo, faremo un momento un po' di confronto, di approfondimenti su alcune cose. Grazie. A te, Monica. Grazie Don Ben e grazie Sor Eugenia per questa panoramica sempre toccante. E Daniela si scusa, ma ha dovuto andare per una riunione al Ministero dell'Interno e quindi non era sicura di riuscire a farcela, e quindi mi ha affidato il suo intervento. Io, a differenza di Suor Eugenia, diciamo che comunque ha dato il quadro generale, provo a scendere un pochino di più nei dettagli del discorso della mediazione culturale. Perché? Perché dopo tanti anni a fianco delle ragazze vittime della tratta, nelle strade, nei servizi, nei centri di rimpatrio, nell'insegnamento della lingua italiana, la comunità di Sant'Egido ha sentito fortemente la potenzialità dell'aiuto che i migranti e i rifugiati stessi possono dare nel promuovere una società solidale e integrata, perché non si viva più a compartimenti stagni anche all'interno delle varie comunità migranti. Per anni alcune donne nigeriane che abbiamo conosciuto all'inizio degli anni 90, quando è cominciato il fenomeno della prostituzione africana in Italia, e che poi si erano riscattate attraverso matrimoni con gli italiani o in altre vie, ci hanno aiutato a comprendere il fenomeno della tratta, le sue dinamiche, ci hanno accompagnato nei servizi, sulla strada, a Ponte Galeria, eccetera. E per questo abbiamo sentito quanto fosse importante dare a questo ruolo della mediazione culturale uno statuto più dignitoso, un percorso culturale riconosciuto anche a livello ministeriale. Ed è per questo che abbiamo un po' lottato per rafforzare questa figura professionale, quella del mediatore, che ha un ruolo chiave nel favorire l'integrazione. Quindi attraverso una collaborazione con il MIUR e col Ministero dell'Interno sono stati creati i primi corsi professionali e adesso, recentemente, da 3 anni, le prime lauree triennali, che si chiamano Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa. E in particolare noi gestiamo il corso per mediatori culturali con l'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, che è finanziato dai fondi FAMI. Quindi il mediatore è una figura istituita con la legge turco-napolitano nel 98,
però all'inizio veniva trattato solo come un traduttore, si doveva occupare della scuola, dei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel 2011 finalmente questo ruolo del mediatore e della mediatrice culturale vengono inseriti nella classificazione delle professioni in Italia. Arriviamo al 2016, il passo che si è compiuto è quello di fissare un modello formativo dei mediatori certificato e validato. E quindi da 3 anni esiste questo corso di laurea triennale e che abilita anche i migranti, ma ormai lo fanno anche tanti italiani e questa è la cosa bella, al servizio sociale, diventano in pratica equiparati agli assistenti sociali. E quest'anno sono felice di dire che per la prima volta una ragazza che è stata vittima della tratta e che ha fatto un percorso nelle case famiglia della comunità di Sant'Egidio si è iscritta a questo corso di laurea triennale. E abbiamo mantenuto comunque anche un corso di alta formazione annuale perché non tutti hanno i titoli per poter accedere, diciamo, al corso di laurea. Il corso comunque prevede 550 ore di formazione, di cui 200 in aula e 300 di tirocinio, perché il tirocinio è la cosa più importante. E la sede è a Roma, ma il corso si può fare anche online. Do queste piccole informazioni perché sto parlando a un mondo di persone che possono avere anche interesse a capire questo tipo di sbocco anche per le donne stesse che sono state vittime di tratta. E una cosa importante è che una delle prospettive lavorative di questi mediatori è proprio l'integrazione anche nelle periferie urbane. Riprenderò dopo questo spunto quando parlerò più precisamente del ruolo dei mediatori rispetto e delle mediatrici rispetto al discorso della tratta. Anzitutto proponiamo lezioni sulla tratta all'interno di queste 550 ore sia ai mediatori che alle mediatrici, indipendentemente dal fatto che poi queste persone richiederanno un tirocinio particolare sul campo della tratta. Perché? Perché all'interno delle comunità migranti stesse ci sono tanti problemi di pregiudizi da affrontare. Se noi per esempio parliamo con delle donne o degli uomini nigeriani che sono Ibo, ti diranno che la tratta non esiste e che a Benin City sono tutte prostitute. Quindi c'è un grande discorso culturale da affrontare con gli italiani e con i migranti. Dicono che queste cose succedono solo a Benin City, che non bisogna parlare male della Nigeria. Spesso anche il Ghana, la Costa d'Avorio, il Camerun hanno un atteggiamento di negazione rispetto al fenomeno della tratta per le persone dei loro stessi paesi. Quindi abbiamo molte studentesse però che ci chiedono di fare il tirocinio specificamente nel campo della tratta. Non si tratta solo di nigeriane ma anche appunto ghanesi, camerunesi, eritree, marocchine che desiderano aiutare le loro connazionali. E ogni tipo di tratta ha una sua storia e una sua particolarità, è stato detto anche negli incontri precedenti, e necessita anche di un approccio culturale. Ci sono poi le aspiranti mediatrici rumene, ucraine, filippine, latinoamericane, queste ultime due, filippine e latinoamericane, per esempio, si occupano in particolare del discorso delle trans. Il loro apporto è particolarmente importante. Quindi il tirocinio si svolge nelle unità di strada, anzitutto, nelle case di accoglienza, nelle semi-autonomie, ma anche nelle zone della periferia di Roma,
e proprio oggi pomeriggio vengo appunto da Torre Angela, che è il regno delle nigeriane, diciamo, e dei nigeriani, dove la presenza o nelle occupazioni, per esempio le occupazioni degli eritrei, dei somali, dove purtroppo il discorso della tratta è molto presente, insomma. E quindi cerchiamo di far fare il tirocinio e di essere presenti noi come comunità dove il discorso della tratta è ampiamente tollerato nelle comunità di origine, se non addirittura condiviso e sostenuto. Quindi qui il lavoro per il cambiamento culturale è di fondamentale importanza. Se penso a Torre Angela, molte delle ragazze che sono prostituite in strada abitano a volte non solo con le madame, che magari si sono spostate in altre città, eccetera, ma abitano con famiglie, famiglie con bambini, e tutti sanno che cosa si fa, che cosa fanno queste ragazze. Eppure c'è un discorso di forte connivenza. Quindi il ruolo dei mediatori culturali di queste nazionalità, che testimoniano un modo diverso di vivere, un modo diverso di vedere la realtà di queste donne, è estremamente importante. Io ho diviso un po', diciamo, l'approccio delle mediatrici culturali in 5 fasi. Diciamo, l'aiuto che le mediatrici culturali possono dare nell'approccio con le ragazze in 5 fasi. La più importante naturalmente è l'emersione dalla strada o l'intercettazione delle ragazze nei centri di accoglienza e nei servizi. Il secondo è l'accompagnamento verso un altro tipo di vita, una volta che le ragazze hanno accettato di entrare in relazione o addirittura si sono spostate nelle case famiglia. Il discorso dello studio, le abitudini di vita, il vivere con altre nazionalità, che non è per niente una cosa facile. La dimensione religiosa, che come diceva giustamente Suora Eugenia, per le nigeriane è importantissima. La salute e l'uscita dal progetto, la sfida del lavoro e la prevenzione del retrafficking, quando queste ragazze poi rientrano nel loro ambiente o in ambienti dove c'è una prevalenza della loro comunità di origine, insomma. Quindi, rispetto al discorso dell'emersione, la mediatrice ci ha aiutato tante volte a capire le parole e dietro alle parole. Quindi il discorso della conoscenza della lingua, e se penso alle nigeriane in particolare, il pidgin o il linguaggio Benin è estremamente importante, perché noi arriviamo fino a un certo punto. Tante ragazze non sanno parlare neanche l'inglese bene, quindi per noi non capire il pidgin è un grosso handicap, ma anche tutto quello che c'è dietro le parole. Quindi innanzitutto nel primo approccio con le mediatrici cerchiamo di creare un clima accogliente e di estrema riservatezza. Se penso per esempio a Ponte Galeria, dove le ragazze spesso erano mischiate nella stessa stanza, nella stessa cella, con le madame o con persone comunque che vivevano in contiguità con gli sfruttatori, questa discrezione e questo guadagnare la fiducia attraverso la mediatrice è stato certamente un passo molto importante. Quindi creare degli ambienti in cui le madame non possano accorgersi che le ragazze si rivolgono a noi o a qualcuno che non è di quell'ambiente. E poi l'esperienza di chi è già passato attraverso lo sfruttamento è veramente una delle testimonianze più forti e convincenti per le ragazze che manifestano un desiderio di uscire. Attraverso, diciamo, la lingua Benin, il pidgin,
le mediatrici carpiscono delle sfumature che noi non siamo in grado di percepire, degli sguardi che si scambiano tra di loro, dei messaggi subliminali, diciamo, ma soprattutto le paure e le richieste di aiuto non espresse in maniera, diciamo, trasparente, insomma, in maniera aperta. E poi l'aiuto a capire il contesto in cui lo sfruttamento è cominciato. Tante volte le ragazze sono restie, ma anche è un dolore tremendo per loro a dire che lo sfruttamento è cominciato in famiglia. Si vergognano, non lo dicono. Quindi qui è importantissimo il ruolo delle mediatrici. Mi è capitato una volta di sentire una telefonata terribile di un'ora di una ragazzina che, diciamo, che ormai abitava in una casa di suore, l'avevamo messa in sicurezza in una casa di suore, e che riceveva queste telefonate dalla mamma che gli diceva di ricongiungersi con la sfruttatrice. Noi non capivamo, ma capiva la nostra mediatrice culturale. Vedevamo che questa ragazza era buia, eccetera. Abbiamo capito che questa ragazza si vergognava a dire questa cosa. Da una parte doveva obbedire alla madre, d'altra parte chiedeva aiuto, insomma. Quindi questo. E poi il discorso del giugiù. Ormai tutti noi sappiamo, anche perché questo corso ha aiutato molto a capire tante dinamiche, qual è il ruolo del giugiù, del giuramento, ma fino a un certo punto capiamo quanto questo crei un terrore vero, un terrore che diventa fisico, che porta a volte addirittura all'impazzimento. E quindi le mediatrici ci hanno aiutato, non solo le nigeriane, perché il giugiù poi lo chiamiamo in tanti modi, lo chiamiamo voodoo, lo chiamiamo magia, ma attraversa tutta l'Africa centrale, occidentale, e non riguarda solo le vittime della tratta, è un sistema che regola la vita, è un sistema che penetra al di là, diciamo, del livello culturale delle persone. Anche chi ha studiato è assoggettato a questo terrore del giuramento, del giugiù, anche tra i cristiani praticanti. E poi questo ruolo della famiglia, di questa famiglia africana onnipresente che continua, diciamo, a essere un condizionamento forte rispetto a tante scelte che la ragazza invece vorrebbe fare autonomamente, anche quando il giuramento non è più valido. Quindi avere qualcuno che ha la tua stessa famiglia, la tua stessa cultura e che ti dice è possibile uscire, è possibile disobbedire in qualche maniera, è molto importante. Poi ecco, una volta uscite dalla strada, le ragazze cominciano a essere accolte nelle case di prima accoglienza, nelle case di fuga e poi dopo nelle semi-autonomie. Ma ci sono ancora tante difficoltà, ecco. La difficoltà di non trovarsi più in un ambiente esclusivamente nigeriano. E quindi il sentirsi giudicate, il sentirsi guardate, aver paura di non poter continuare a vivere a modo proprio, dormendo di giorno e stando svegli di notte, stando sempre attaccato al telefono con ste cuffie, eccetera. Quindi il discorso del cibo che accennava l'altra volta Francesca De Masi è un discorso serissimo. Alcune ragazze hanno lasciato i centri di accoglienza perché non potevano e si sono buttate nelle mani dei loro sfruttatori perché non potevano cucinare alla nigeriana. Mi ricordo una ragazza che era ospite nostra e che faceva quasi lo sciopero della fame, perché pur avendo la possibilità di cucinare, abbiamo capito che non voleva mangiare davanti alle altre che erano di nazionalità diverse, perché era l'unica nigeriana. E ci ha detto la mediatrice, la semola, come la chiamano loro, la semul, si mangia
tutti insieme dallo stesso piatto, perché mangiare e condivisione è la stessa cosa. E quindi la mediatrice l'abbiamo incoraggiata nella fase di transizione a mangiare insieme a lei, tutte e due dallo stesso piatto. Eravamo in tempi non Covid, chiaramente. Adesso queste cose assolutamente bisogna evitarle. Però ecco, per dire che ci deve essere un punto di mediazione, che l'uscita da una cultura a un'altra si compie piano piano, con un accompagnamento senza giudizi e con tanta pazienza. Da una parte c'è l'esigenza di aiutare queste ragazze a integrarsi e quindi di non vivere solamente nella loro cultura, ma adeguarsi a un modo di vita che le porterà poi ad avere una vita autonoma, felice, integrata, ma con la pazienza di rispettare un poco i loro tempi. E quindi qui il discorso della dimensione religiosa. E perché, diciamo, ci sono tante paure anche legate alla religione, un modo di pregare molto diverso dal nostro anche tra le ragazze cristiane. Spesso pregano battendo la testa sul letto o urlando, eccetera. Per questo motivo abbiamo cominciato a fare degli incontri di preghiera per le ragazze che vivono nei centri di accoglienza straordinaria, nei CAS, per le ragazze che frequentano la nostra scuola di italiano o i corsi di formazione, invitandole a venire pregando, diciamo, con i loro canti, che per loro sono molto importanti e che sono effettivamente molto belli, molto coinvolgenti, ma allo stesso tempo annunciando un Vangelo che veramente libera dalla schiavitù, perché lo sappiamo quanta parte purtroppo nella tratta hanno le chiese pentecostali o non pentecostali o comunque le chiese africane, un ruolo purtroppo di grande connivenza, non tutte, devo dire la verità, non tutte, ma spesso per esempio le ragazze che sono prostituite all'interno della chiesa pentecostale hanno un loro ruolo, sono vestite tutte uguali, danzano per gli altri. E cioè, questo viene accettato come normale, purtroppo, normale. Si chiudono gli occhi oppure si pensa che è un sacrificio necessario. E quindi il nostro ruolo è di restituire al Vangelo anche quella forza di liberazione che il Vangelo ha. Per esempio, tante volte vediamo nelle case che alcune ragazze hanno paura, che pensano che ci siano degli spiriti, che altre ragazze siano possedute da spiriti. C'era una ragazza che la notte parlava e l'altra ragazza nigeriana non voleva dormire con questa ragazza togolese. Allora abbiamo pensato, portiamo il prete. E quindi sotto Pasqua abbiamo chiesto al sacerdote di venire a benedire la casa. Quindi rispondiamo con dei gesti religiosi veri. La benedizione della casa ha liberato in qualche modo la stanza dagli spiriti. Quindi, ecco, da una parte c'è bisogno di andare incontro al loro modo di pregare, d'altra parte non bisogna rinunciare al messaggio vero del Vangelo, che è quello della liberazione. Come per esempio anche tante volte nelle loro chiese si predica il successo o il denaro come un premio per chi ha saputo farsi ricco anche a spese degli altri. E quindi noi cerchiamo di far passare il messaggio di questo Dio che non premia i ricchi, ma anzi ama i poveri, e cerchiamo di coinvolgere anche le ragazze nelle attività di volontariato. Quindi questo discorso sulla religiosità è estremamente importante. E
Tante volte le ragazze mi dicono: il mio Dio non è come il tuo Dio. Sì, è il Dio dei cristiani, ma il mio Dio è il Dio della vendetta, non è il Dio della compassione. Quindi in questo terreno c'è un grande bisogno di colmare un vuoto, perché loro spesso nelle chiese cattoliche non ci vogliono venire, anche se sono cattoliche, però il richiamo ad andare nelle loro chiese nazionali è molto, molto, molto forte, però è anche una prigionia, è una schiavitù. E poi in ultimo il discorso della salute. Abbiamo fatto tante battaglie, per esempio, affinché le ragazze non ricorrano alla circoncisione rituale presso questi santoni o persone che si spacciano per medici. Vi ricorderete qualche anno fa che alcuni bambini africani sono morti per dissanguamento perché avevano fatto la circoncisione dei maschietti in una maniera non in un ambito ambulatoriale. Per questo ci siamo mossi, per poter trovare un appoggio negli ospedali per poter fare la circoncisione rituale a cui loro tengono molto, anche se cristiane, però in un ambiente sano, quindi in un ambiente sicuro. E poi il discorso, che dicevo prima, dell'aiuto anche quando le ragazze sono uscite dal progetto. A volte escono con un piccolo lavoro, a volte escono con un tirocinio, ma bisogna vigilare, perché vediamo tanto spesso il fenomeno del retrafficking. E qui la riflessione sulla povertà creata dal Covid ci deve essere d'aiuto e da campanello di allarme, perché sulla strada abbiamo ritrovato delle persone che erano riuscite ad affrancarsi, a trovare un lavoro e che poi sono ritornate sulla strada non tanto perché controllati dagli sfruttatori, ma per necessità. E questa è una cosa che non deve succedere, una cosa che fa veramente male al cuore. D'altra parte, una volta che si è stata in strada, si pensa che in fondo sei rovinata, che ormai l'hai fatto una volta, lo farai ancora. Quindi il discorso della mediazione culturale è anche quello di accompagnare le ragazze a conoscere tutto ciò che lo Stato, la Regione mette a disposizione per non dover ritornare sulla strada. Stiamo facendo una grande assistenza nei quartieri di zona est per aiutare a fare le domande per i buoni spesa, le domande per il reddito di emergenza, iscrizione a garanzia giovani, l'accesso ai ristori e tutte queste cose che garantiscono che non si debba più tornare a sottostare alla propria comunità di origine con le sue regole interne, a volte dure e penalizzanti, ma dove ci si fida di altri e si costruisce un futuro insieme. Grazie dell'ascolto. Grazie a te, Monica. Allora, come avete visto, i due registri che si rafforzano reciprocamente, ecco, ci danno tanti elementi in più a dire: io devo scendere sul tuo livello e starti accanto. Posso scendere sul tuo livello e starti accanto come Maria stava sotto la croce, cioè stare accanto senza sapere fare altro, ma dire soltanto: io sono. Tra l'altro il nome di Dio, io sono qui. Ma può esserci anche quest'altro aspetto dove, rispetto alle diversità culturali, anche alle stranezze, se vogliamo così, un po' religiose, un po' culturali, anziché dire questa è robaccia o lascia perdere, anziché disprezzare o minimizzare, venire incontro e provare ad affiancare ed educare poi le persone, no? Ecco, lasciamo uno spazio di scambio di eventuali domande, sia a Suora Eugenia che a Monica, anche alla luce delle cose emerse da loro. Allora, io ho riattivato a tutti la possibilità di aprire il microfono.
C'è già una domanda in chat di Maria Grazia, e non so se vuole rispondere Monica, dice, tornando al problema della salute, in quali ambulatori e da quali medici vanno di solito le ragazze? Monica, forse questa domanda era più rivolta a te e dovresti accendere il microfono. Allora, purtroppo vanno, diciamo, spesso per esempio per fare questo discorso della circoncisione, ci sono spesso dei connazionali che la fanno senza essere medici. Spesso sono i traditional doctors che continuano a fare i traditional doctors anche qui in Italia, e sempre di più, diciamo, quando andiamo sulla strada cerchiamo di portarle presso degli ambulatori di ginecologia dove abbiamo dei buoni rapporti e le incoraggiamo a venire, ecco, anche per delle visite di tipo generale, per esempio al centro Astalli a Roma, alla ASL RMA, oppure alla clinica in Prati, come si chiama? Adesso mi ecco, sì, la Santa Famiglia. E abbiamo cominciato dei percorsi, diciamo, attraverso la domanda della ginecologia, che è la domanda più forte, diciamo, da parte delle ragazze, anche ad affrontare il discorso della salute in generale. Questo. E poi abbiamo un progetto insieme al Policlinico Gemelli che si chiama Progetto Prisma, che è dedicato in generale ai migranti, ai rifugiati, non solo alle ragazze vittime della tratta. Però anche lì, anzi, se avete bisogno, se qualcuno ha bisogno, ecco, ci sono dei canali in cui, canali preferenziali, ecco. Una domanda sempre di Maria Giovanna per Suora Eugenia. Cosa si fa per reintegrare le ragazze in Nigeria? Dunque, per reintegrare le ragazze in Nigeria... Suora Eugenia, non si sente? Ecco. Si sente? Sì. Ecco, per la reintegrazione in Nigeria noi abbiamo delle case gestite da religiose che accolgono queste ragazze e le fanno il lavoro di reintegrazione con un progetto particolare che la ragazza stessa sceglie. Lei sceglie di voler studiare per poter andare avanti a scuola, ecco che noi la finanziamo quel progetto, ma la ragazza viene affidata a comunità che collaborano con noi per poter aiutare questa ragazza a prendere in mano la sua vita e progredire nella sua formazione. Molte ragazze invece chiedono di poter mettere su un negozio perché poter aiutare la famiglia, molte di loro chiedono di poterle aiutare a mettersi su un negozio. Allora ecco che le suore locali, insieme con loro, con la ragazza, vedono il posto, il luogo, la possibilità di trovare un ambiente dove la ragazza possa mettersi sul suo negozietto e possa cercare di vivere, di aiutare la famiglia in quel modo. La ragazza vuole ritornare a scuola, vuole andare a scuola per poter essere utile ancora di più a lei stessa e alla sua famiglia, viene aiutata a trovare una scuola che sia veramente una buona scuola
per poter superare la sua decisione e la sua formazione. Lì viene fatto, ecco, questo viene fatto in collaborazione con le comunità religiose nigeriane sul luogo, ma è sempre la ragazza che decide quello che lei vuole fare. Quando ritorna a casa, io voglio fare questo. Allora l'associazione Slaves No More le procura tutta quello che è necessario perché lei mette sul negozio, vuole andare a scuola, vuole fare l'infermiera, vuole fare la maestra, vuole fare qualsiasi cosa che lei decide di fare, ma è seguita, viene seguita dalle comunità religiose che noi abbiamo sparse in Nigeria perché la ragazza possa veramente raggiungere il suo scopo, la sua decisione e avere un futuro. Così lei fa vedere anche alla famiglia che non ritorna a casa a mani vuote, che sarebbe un'umiliazione terribile per loro ritornare a casa dalla ricca Italia a mani vuote, ma se ritorna a casa con un progetto che la gente, la famiglia può vedere che lei ha la possibilità di poter mettere in atto, ecco che allora la ragazza va avanti, ma le suore la seguono. Seguono, ci danno poi il resoconto, noi mandiamo il compenso della sua accoglienza, delle spese varie, le mandiamo alle suore che vengono poi usate per il reinserimento di questa persona. È stato chiaro questo? È stato chiaro per tutti? Sì, sì. Grazie. Prego. Posso fare una domanda a Monica? Vai. Volevo chiederle o chiederti se potevi spendere altre due parole in merito a questo corso di alta formazione di cui si occupa Sant'Egidio. Sì, certo. Un po' più nel dettaglio, cioè le iscrizioni, quando parte, quando non parte. È partito adesso, da qualche settimana, poco prima di Pasqua, l'annualità di quest'anno. E, diciamo che abbiamo fatto tra l'altro una convenzione, perché in genere queste lauree costano tanto l'iscrizione, invece abbiamo ottenuto dall'Università di Reggio Calabria un prezzo veramente stracciato in maniera da dare la possibilità veramente a tutti di poterlo fare. E occorre chiaramente per il corso di laurea un diploma di maturità, diciamo, o l'equivalente, ma i rifugiati per fortuna hanno anche la possibilità di autocertificarlo, perché chiaramente si comprende come magari nel viaggio possa essere stato, insomma, il fatto di non averlo è compatibile con il profilo del rifugiato. E come dicevo, sono 550 ore e ci sono un po' tutte le materie a tutto tondo, il diritto, la sociologia, la psicologia, la conoscenza delle altre religioni, quindi la storia delle religioni, l'inglese, che altro? La storia dei paesi, la storia moderna e niente, queste sono più o meno le materie. All'interno del discorso sull'assistenza sociale si affrontano poi tutti i vari ambiti, tra cui anche il discorso della tratta, perché noi vediamo sempre di più che questo è un argomento sia molto richiesto dagli studenti, e questo ci fa immensamente piacere, sia una necessità un qualcosa che deve essere spiegato molto bene, perché come dicevo prima ci sono tanti pregiudizi, quindi dedichiamo dei moduli particolari al discorso della tratta. Dopodiché c'è il discorso del tirocinio, e
Il tirocinio si fa in piccole equip. Si può fare in un tempo, diciamo, molto dilazionato, nel senso che spesso gli studenti che si iscrivono al corso di mediazione sono anche studenti lavoratori, non hanno tanto tempo a disposizione, quindi il tirocinio lo possono fare in maniera diluita, sempre insieme a qualche responsabile o operatore della comunità di Sant'Egidio che li accompagna in questo tirocinio, che fa un po' da tutor. E, non so, forse hai qualche altra domanda particolare? No, va bene, va bene. E più che il discorso della laurea, mi interessava un pochettino di più proprio il corso di alta formazione, perché è un po' più compatibile con chi è già laureato e chi lavora. Certo, allora è un corso annuale quello. E entrambi i corsi si svolgono solo il giovedì pomeriggio e la domenica, proprio per dare possibilità a chi già lavora. E spesso sono persone che lavorano nel settore dell'assistenza alla persona, quindi i giorni classici sono il giovedì e la domenica. E in alcuni casi è possibile anche seguire le lezioni online. Ma sempre l'Università della Calabria? No, il corso di alta formazione, oddio aspetta, non mi ricordo se questo... Se l'alta formazione dipende dall'Università della Calabria, te lo posso far sapere poi in separata sede. Va bene, grazie. Se voglio dire qualcosa. Vai Clementina. Si è sentito quello che ho detto piano piano? Hai detto che vorresti dire qualcosa. No, vorrei dire qualcosa, forse non lo so perché... Non so, vedo due piani, no, in tutti questi discorsi che abbiamo fatto oggi. Il piano estremamente professionale, preciso, e fatto bene veramente di Sant'Egidio, ai quali faccio complimenti perché veramente stanno facendo un gran lavoro. E dall'altro lato vedo il piano molto semplice, seppure complesso, diciamo, e con tutti i risvolti del dopo che ha affrontato Sor Eugenia. Io mi ritrovo un po' da questa parte, nel senso che ho fatto una piccola esperienza in Fonte Galeria. Io ero in Africa e da tanti anni però desideravo, tornando in Italia, di buttarmi un po' in questo campo. Già da anni avevo provato ma non avevo trovato nulla, poi sono tornata e ho detto voglio riprovare a fare qualcosa per la gente che ho conosciuto giù. Ho un'esperienza ormai accumulata di tanti anni e devo portare qui quello che l'Africa mi ha insegnato in qualche modo. Quindi mi sono aggregata al gruppo di Sor Eugenia, pur essendo tutte suore, io non mi sento una suora, sono una missionaria comunque. E comunque ho detto no, mi metto con loro e vado. Sono stata fortunata perché mi ha accettato, sono Eugenia. E quello che voglio dire è questo, ecco, l'esperienza umana terribilmente frustrante a volte, perché tu incontri delle persone, dei mondi complessi, un sistema di cose dietro quelle sbarre. Io ricordo la Via Crucis che abbiamo fatto... Nelle quaresime, nei venerdì santo, e vi assicuro che girare per queste sbarre con questa croce portata da loro e noi dietro pregare è una sensazione molto forte che si prova, perché queste persone noi le avvicinavamo, arrivate lì ci dividevamo un po' per lingua, alcune che potevano maneggiare l'inglese andavano con le ragazze nigeriane soprattutto, altre spagnolo, altre francese, insomma ci dividevamo un po' secondo le capacità di poter comunicare con questa gente, e io sono sicura che ci raccontavano un sacco di bugie, perché noi a volte cercavamo di entrare un pochino con discrezione nel loro mondo, ma senza fare domande, non volevamo sapere più di tanto, ma
a volte veniva di dire qualcosa e loro stesse di confidarci delle cose. Quanto fossero vere non lo so, a me non interessava, dico la verità, perché la cosa bella era questo poter sentire che noi c'eravamo e loro erano con noi ed eravamo insieme. E finito questa ora di sparpagliamento dentro quel centro disumano, ci radunavamo nella sala da pranzo dove arrivavano tutte quelle che volevano, qualcuno andavamo a stanarla dei letti perché la noia, la giornata passata lì senza interessi, senza poter far niente, il mangiare, come diceva anche Monica, che assolutamente non era il loro, sia che fossero africani o fossero di altre estrazioni, perché c'erano 16-17 nazionalità diverse, arrivavano lì e lì si metteva insieme un passolo, un quadro dove pregavamo, ma poi dopo quante volte sono già mi sono messa a ballare come matte insieme a loro, saltavano sulle africane soprattutto, bellissimo, io mi ritrovavo in Africa e dicevo ma queste sono le ragazze che io ho conosciuto dove lavoravo, dove stavo, me le posso immaginare, quelle che erano là adesso sono qui e la situazione è questa. Cosa possiamo fare per loro adesso senza poter fare altre cose? Cioè la nostra funzione, c'era un regolamento molto chiaro di quello che potevamo fare e non potevamo fare, stare, noi non potevamo fare azioni legali, la nostra era una presenza, solo presenza di compagnia, di stare insieme, dare quel che si poteva dare a livello umano. Beh, a me ha dato tanto. E non mi costava perdere il mio sabato pomeriggio andare là, ci trovavamo sul trenino da varie direzioni, sono Eugenia da molto lontano, tra l'altro con molta fatica a camminare, con i suoi problemi di salute, ma eravamo lì e questo si tornava via cariche non sapendo se avevamo fatto qualcosa di buono o no, però l'atmosfera che si creava con le ragazze era molto buona. E secondo me questo è un gradino, un livello molto importante, diciamo, di vicinanza, perlomeno legato a quel momento in cui le ragazze sono lì. Però mi ricordo una volta ero qui vicino alla stazione Trastevere e sentivo dietro mamma, mamma, mamma. Ma io camminavo, non pensavo la cosa mi riguardasse. Mamma, mamma, Ponte Galeria, Ponte Galeria. E allora cavoli mi sono girata e dico ma chi è? Erano due ragazze che erano state lì e che avevano ricordato la faccia, comunque avevano ricordato da dover dire guarda ero là, e questo a me ha consolato, vuol dire che insomma in qualche modo quelle quattro risate, quelle quattro parole, quello stare insieme, quel pregare un po' insieme è servito a qualcosa, resterà nella loro vita come un momento se non altro buono, positivo. E di questo ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità e anche Suor Eugenia che mi ha tirato dentro. Ecco, volevo solo dare questa piccola testimonianza che forse, ripeto, non è niente di particolare, serve poi tutto il resto che diceva Monica, perché bisogna avere degli strumenti, bisogna avere delle capacità, bisogna sapere dove si va, cosa si fa. Però anche questa parte molto semplice, credo che per l'aspetto umano sia importante per loro in quel momento che vivono quell'esperienza. Grazie. Grazie. Grazie a te. Posso aggiungere una piccola cosa a quello che diceva Clementina? Io penso che questa dimensione è l'inizio di tutto. Senza questa non c'è nient'altro. È l'incontro umano, è l'incontro di un cuore che incontra un altro cuore e che poi può essere l'inizio di una grande liberazione. Penso che le due cose devono andare insieme. Se non vanno insieme diventiamo degli aridi professionisti, ma non è questa la nostra vocazione. Va bene. Io allora vorrei ringraziare Clementina. Aspetta, non ti sento. Mi dai un minuto? Certo.
Vorrei ringraziare Clementina perché ha poi veramente riempito l'esperienza che da tanti anni facciamo con le donne di Ponte Galeria, in modo semplice, in modo cordiale, in modo familiare, ma in modo continuato. Quello che è stato bello per la situazione di Ponte Galeria è la continuazione di questa presenza, pur cambiando il personale, però c'è stata una continuità dal 2003 fino alla pandemia di questo anno passato. Tutti i sabati quella presenza che dava un senso e un segno di amicizia, di cordialità, di presenza in quel luogo di sofferenza che diventava poi un luogo anche di gioia, di comunicazione. E ricordo in modo particolare le Via Crucis fatte lungo quel vialone. Ecco, quella era veramente la Via Crucis del nostro Venerdì Santo. Quando queste ragazze dietro a quella croce, attraverso questo vialone, arrivavano nella sala mensa per tutti insieme, proprio per vivere questo momento di religiosità e di preghiera nella settimana santa. Per noi quella era veramente un momento di grande preghiera, di grande emozione, vedere anche queste ragazze che portavano questa croce, questo Cristo che era lì in mezzo a loro a soffrire con loro. Veramente come quella suora che diceva, facciamo quello che ha fatto Maria sotto quella croce. Grazie Clementina per aver completato questa esperienza della nostra missione a Ponte Galeria, che in questi giorni, in questi tempi, sentiamo veramente la mancanza di poter entrare al sabato in questo luogo per portare un raggio di sole. Anche gli stessi guardiani, quando ci vedevano entrare, ecco, erano felici perché dicevano: quando entrate voi qui in questo luogo di sofferenza, entra un raggio di sole. Era proprio quello che volevamo fare. Grazie, grazie di cuore di questa bella esperienza di questa sera. Grazie a te, sora Eugenia. Allora, grazie anche a Monica e a tutti quanti. Io direi ci fermiamo qui. Noi in realtà nel nostro percorso avremo il prossimo appuntamento il 26 di aprile, e se vi ricordate sarebbe l'ottavo incontro in sé per sé del nostro percorso, con, l'abbiamo chiamato, la verifica finale. Che cosa significa questo? Che ci piacerebbe la prossima volta, che è il 26 aprile appunto, provare un attimino a fare un momento di condivisione, cioè alla luce degli incontri, del percorso fatto, come è andato, quali prospettive, quali passi concreti si potrebbero ipotizzare subito di fare. Poi sapete che nel mese di maggio abbiamo programmato quella giornata, quell'evento finale, se vogliamo così, che è il 14 di maggio, un po' con un certo numero di scuole coinvolte, è un po' un evento, diciamo, più di taglio cittadino, se volete. Ci sono i due sottogruppi di lavoro che stanno un po' preparando. Magari all'incontro della prossima volta proveremo a darvi anche qualche dettaglio da questo punto di vista, insomma. Ecco. Quindi grazie a tutti quanti e vi auguro una buona serata. Intanto concludiamo con un Ave Maria. Ringraziando proprio il Signore per tutte le persone che non si fermano e che scelgono, evangelicamente parlando, di stare accanto alle persone, anche lì dove non c'è niente da fare, se vogliamo. Non si possono risolvere le cose, ma si può stare. Quindi grazie proprio per tutte queste persone.